Allora, ciao a tutti. Prima di fare il video in questione, volevo chiedere una cosa. Se in giro nel web c'è qualcuno che mi segue e che volesse farmi una sigla per il canale, perché io sono veramente, non sono veramente handicappata, non riesco a fare una sigla decente per il mio canale, ovviamente sotto un compenso che possiamo appunto decidere insieme. Sarei veramente contenta se qualcuno mi facesse una sigla per il canale, perché non sono capace. Detto ciò, buon video. Questa volta un video in collaborazione con Federica del canale Federica Sherwood, che io e il mio ferro da stiro adoriamo. Vi linkerò il suo canale e poi successivamente il video quando Fede con calma lo pubblicherà. E praticamente volevo parlarvi di 5 libri che secondo me nel corso della propria vita bisogna aver letto. In particolare praticamente 4 di questi, mentre magari il quinto proprio non è che ce n'è bisognissimo, però il quinto, diciamo, è un libro che secondo me comunque nel corso della propria vita bisogna aver letto. Il primo libro di cui voglio parlarvi e che secondo me bisogna leggere nella propria vita è La mia famiglia e altri animali di Gerald Darrell. Allora, Darrell è uno scienziato naturalista e praticamente il libro inizialmente nasce come una autobiografia in cui praticamente lui vuole raccontare gli anni che ha passato, l'infanzia che ha passato con la propria famiglia a Corfù, tra il mi pare 35 e 39, appunto in quest'isola, e nasce come un'autobiografia che diventa molto ironica, ilare, e trovo che Darrell abbia uno spirito umoristico veramente spettacolare. Lui si ritrova praticamente a descrivere non soltanto la fauna che lo circonda, ma proprio trova delle similitudini tra la fauna che a lui interessa tanto e la propria famiglia, per questo appunto intitolato La mia famiglia e altri animali. Ed è carino perché il tutto è visto attraverso gli occhi di un bambino, e quindi lui, diciamo, parlerà degli animali con cui vive le sue avventure, le avventure, diciamo, che noi da bambini possiamo vivere, no? Il fatto che viene sempre accompagnato dal proprio cane, dalle gazze ladre che lui chiama Garze, da vari soprannomi agli animali, alla propria sorella, lui è il più piccolo di tutta la famiglia. Ci sono diversi episodi veramente carini che fanno sorridere, il fatto che durante una processione che si era tenuta a Corfù tutti tendevano a baciare i piedi di una statua, e sua sorella, che lui prende sempre in giro, si prende la peggio malattia. Possiamo dire una malattia, una specie di dermatite causata da queste, quindi non può più uscire di casa, lui la prende in giro. Comunque è un libro veramente molto carino, veramente bello, soprattutto per le persone che amano gli animali come me, che amano la flora e la fauna. È un libro, è un classico, è veramente molto bello, e ve lo straconsiglio perché vi farà veramente sorridere. Un altro libro che invece vi farà proprio ridere, e da cui è stato tratto anche il famoso omonimo film, è Io speriamo che me la cavo. È un libro che io ho letto e a volte mi piace ancora rileggere. E che cos'è? Sono 60 storie, 60 temi che il maestro Marcello d'Orta, un maestro che si ritrova in un quartiere di Napoli piuttosto difficoltoso, dove regnano la miseria, la corruzione, la povertà, e si ritrova a insegnare in questa scuola elementare, e ha deciso di raccogliere i temi più ilari di questi bambini, e appunto ha tratto il titolo con questa frase di un bambino, che poi è un bambino, diciamo, molto scalmanato, che appunto è Io speriamo che me la cavo. Da qui appunto è stato tratto anche il film. Vale, 5 Mamma, strappi. tengo la sciolta, il forfè. Un forfè 100 lire, sono 12 strappi, più il gesto sarebbe per 600. Ma siccome voi siete nuovo, facciamo 500. No, io pago 600, non voglio forfè. Aiuto, Andiamo, andiamo, però, mamma! Mamma, dai, che ce la facciamo! Siamo quasi in salvo! Eccoci qua! Vai! Io ti aspetto qua fuori! Ma non si sa mai, la zip, si è scassata la zip, non ce la faccio più!
Aspetta, se non ti vergogni ti aiuto io, eh? Io non ti guardo, eh? Ma che me ne porta a me? Marina Esposito, tema dell'estate. La mia casa, svolgimento. La mia casa è tutta sgarrupata. I soffitti sgarrupati, i muri sgarrupati, il pavimento sgarrupato, a volte mi sento sgarrupata anch'io. Mia madre dice... Terzo mondo, non viene manca la casa sgarrupata. Quello perciò non ci dobbiamo ragnare. Il terzo mondo è molto più terzo di noi. Ed è veramente molto bello e dall'altra parte scioccante capire come i bambini vivono certe situazioni che magari sono anche appunto di povertà, miseria, corruzione e riescono comunque a viverle con l'innocenza che può avere un bambino, con l'ilarità che può avere un bambino. Magari situazioni di miseria loro le vedono diciamo diversamente, le vedono non so come dire, come appunto con l'innocenza che può, l'ingenuità, l'innocenza che può avere un bambino, che ti fanno sorridere. E un altro libro sempre narrato, il cui narratore è un bambino, diciamo è un Frank McCourt bambino, è Le ceneri di Angela. Frank McCourt, l'autore irlandese, ha vinto anche un premio Pulitzer. Anche da qui, anche qui è stato tratto un film spettacolare, un film drammatico, ma comico nella sua drammaticità, perché per ben metà del libro la vita di Frank è raccontata da Frank bambino. Io non ammetto l'ignoranza. Se non studierete, saprò farvi cambiare opinione. Dove sono le tue scarpe? Non lo so, signore. Certo che lo sai, ragazzo. Dove sono? Tua madre non ti ha messo le scarpe stamattina? Mettitele, ragazzo. Silenzio! Ho sentito sghignazzare in questa classe. Ci sono bambini in questa classe che le scarpe non le hanno per niente. E non è colpa loro. Non è una loro vergogna. Nostro Signore non aveva scarpe. Egli è morto senza scarpe. Non lo avete mai visto appeso alla croce con le scarpe ai piedi? Vero, ragazzi? No, Signore! Come non lo avete mai visto, Nostro Signore? E Frank bambino è un bambino comico, ilare, con un umorismo spettacolare, e racconta praticamente tutte le fasi della sua vita dall'inizio, diciamo. Lui nasce più o meno nel 36, quindi vive nel... la parte proprio di infanzia in cui piccolino vive praticamente il periodo della guerra, e si trasferiscono in America. Ed è anche il, diciamo, il fatto che lui non venga mai considerato in America, venga considerato un irlandese, torna in Irlanda, viene considerato uno Yankee. E diciamo che da una parte veramente vi strapperà un sacco di sorrisi, dall'altra un sacco di emozioni, di lacrime, perché apprezzerete tantissimo la madre di questo bambino, di Frank, che vive poi con Malachi, che è suo fratello, con altri fratelli. E voi apprezzerete tantissimo la madre, perché veramente è una donna con le palle, che si sacrifica per i propri figli, vende anche il proprio corpo per poter dare un tetto e da mangiare ai propri figli. Ed è per questo che Frank dedicherà il libro a sua madre, appunto alle ceneri di sua madre Angela. E trovo veramente che sia un libro e un film emozionante. Se non volete vedere, se non volete leggere il libro, vedetevi il film, ok? Non è la stessa cosa, però vi assicuro che vi lascerà qualcosa dentro. Due libri che vi consiglio. Allora, uno è un classico che io ho sempre adorato. Adoravo anche i film, li adoro tuttora, ed è Don Camillo di Guareschi. Allora, come vedete, io ho delle edizioni vecchissime, ma nonostante ciò io veramente le straadoro, perché Guareschi tendeva anche a disegnare e a fare dei disegni bellissimi. La sua stessa firma, se riesco a trovare ve la metto, era riusciva praticamente a disegnare anche la sua firma. E ovviamente narra le storie di Don Camillo e Peppone in questo piccolo paesino dell'Emilia Romagna,
dove c'è questa, diciamo, diatriba tra loro due, lui un comunista socialista convinto dalla parte Peppone e dall'altra parte invece un conservatore prete Don Camillo, che sono, diciamo, in continua lotta tra di loro, ma che in realtà si vogliono un mondo di bene, e quindi in realtà l'umanità va oltre la politica, oltre le idee politiche, ed è veramente sono veramente dei libri molto belli quelli di Guareschi. Come vedete, appunto, disegna sempre il diavoletto su Don Camillo, ed è anche bello, nonostante io non sia una praticante religiosa e non sia religiosa, è anche molto bello il dialogo che Don Camillo con questo Gesù, con questo suo io interiore in realtà, ed è veramente un libro che io vi straconsiglio, e vi straconsiglio i film di Don Camillo e Peppone con Gino Cervi. E quello, secondo lei, è una moglie? Io non sono molto competente, ma... Beh, no. Ecco, ed è sempre così. Va al fiume a rubare i vestiti a lei. Cosa? Monsignore, che fa? Don Camillo! Signore, sono pallini piccoli, piccoli piccoli, da passerottini, innocui. Don Camillo! Grazie, signore. Un'altra raccomandazione letteraria che secondo me dovete leggere se volete approcciarvi al fantasy, al mondo, diciamo, magico, eccetera, e La signora di Avalon, Le nebbie di Avalon e così via. Tutta la saga di Avalon di Marion Zimmer Bradley, questa autrice molto famosa, e io ho letto praticamente tutti i libri sulla saga, sul ciclo di Avalon di questa autrice, soprattutto durante il periodo adolescenziale nel liceo, ero stra innamorata. Io adesso ho trovato La signora di Avalon, ma il vero best seller secondo me dell'autrice è Le nebbie di Avalon, dove praticamente Le nebbie di Avalon tratta della storia di Morgana con Artù e così via, quindi il ciclo, diciamo, di Artù. Qua più che altro nella signora di Avalon è diviso in tre parti nei vari secoli, e quindi la Britannia che viene prima conquistata dai Sassoni, poi successivamente dai Romani, e... Però appunto io vi prendo questo, ma in realtà è Le nebbie di Avalon, dove parla appunto di tutto il ciclo di Re Artù e di Morgana, e vi farà praticamente amare tantissimo Morgana, la sorella di Artù. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo la prossima volta con un book haul, perché ho fatto degli acquisti soprattutto in digitale, perché se avete visto il video precedente che vi linko qua, sto vendendo dei libri perché non ho più spazio, ne ho comprati due o tre e mamma non lo sa, e quando lo saprà probabilmente mi ucciderà. Quindi se sarò ancora viva dopo la consegna di libri, ci vediamo la prossima volta con un book haul. Ciao!